Prima di tutto buonasera a tutti. Sono contento di essere fra voi. Ringrazio Cardinal Vallini per le parole di affetto e di fiducia che mi ha rivolto a nome di tutti voi. Grazie anche a Don Giampiero Palmieri e ai due catechisti Ada e Pierpaolo che hanno illustrato la situazione. Io ho detto loro, ma avete detto tutto voi, io do la benedizione e me ne vado, perché sono bravi. Vorrei dire una cosa, senza dubbio, mi è piaciuto tanto che te, Don Giampiero, abbi menzionato l'Evangelio Nunziandi. Anche oggi è il documento pastorale più importante che non è stato superato del post-concilio. Dobbiamo andare sempre lì. È un cantiere di ispirazione quell'esortazione apostolica. E l'ha fatta il grande Paolo VI a mano, perché dopo quel sinodo non si mettevano d'accordo se fare un'esortazione, se non farla. E alla fine il relatore è stato San Giovanni Paolo II, ha preso tutte le foglie e ha consegnato al Papa, come dicendo, arrangiate tu, fratello. E Paolo VI ha letto tutto quello e con quella pazienza che aveva cominciato a scrivere. È proprio per me il testamento pastorale del grande Paolo VI. E non è stata superata, è un cantiere di cose per la pastorale. Grazie per menzionarla e che sia sempre un riferimento. Quest'anno, visitando alcune parrocchie, ho avuto modo di incontrare tante persone che spesso fugacemente, ma con grande fiducia, mi hanno espresso le loro speranze, le loro attese, insieme alle loro pene e ai loro problemi. No? Anche nelle tante lettere che ricevo ogni giorno, leggo di uomini e donne che si sentono disorientati, perché la vita è spesso faticosa e non si riesce a trovarne il senso e il valore. Ma anche troppo accelerata, Immagino quanto sia convulsa la giornata di un papà o di una mamma che si alzano presto, accompagnano i figli a scuola, poi vanno a lavorare, spesso in luoghi dove sono presenti tensioni e conflitti, anche luoghi lontani. E prima di venire sono andato in cucina a prendere un caffè e c'era il cuoco lì e ho detto, ma tu per andare a casa tua quanto tempo hai bisogno? E un'ora e mezza. Un'ora e mezza, e torno a casa e sono i figli, la moglie. E devono attraversare Roma nel traffico. Spesso capita a tutti noi di sentirci soli così, di sentirsi addosso un peso che ci scaccia, si schiaccia. E ci domandiamo, ma questa è vita? Sorge nel nostro cuore la domanda, come facciamo perché i nostri figli, i nostri ragazzi possano dare un senso alla loro vita?
perché anche loro avvertono che questo nostro modo di vivere è disumano e non sanno quale direzione prendere affinché la vita sia bella e la mattina siano contenti di alzarsi. Quando io confesso a giovani sposi e mi parlano dei figli, io sempre faccio una domanda: e tu hai tempo per giocare con i tuoi figli? E tante volte sento dal papà: ma padre, io quando vado a lavorare alla mattina loro dormono, e quando torno alla sera sono a letto, dormono. Questo non è vita, è una croce difficile, è disumano. Quando ero arcivescovo nell'altra diocesi, avevo modo di parlare più frequentemente di oggi con i ragazzi, i giovani, e mi ero reso conto che soffrivano di orfandad, cioè di orfananza. I nostri bambini, i nostri ragazzi soffrono di orfananza. Credo che lo stesso avvenga a Roma. I giovani sono orfani di una strada sicura da percorrere, di un maestro di cui fidarsi, di ideali che riscaldino il cuore, di speranze che sostengano la fatica del vivere quotidiano. Sono orfani, ma conservano vivo nel loro cuore il desiderio di tutto ciò. Questa è la società degli orfani. Pensiamo in questo, è importante. Orfani, senza memoria di famiglia, perché per esempio i nonni sono allontanati, in casa di riposo, non hanno quella presenza, quella memoria di famiglia. Orfani senza affetto d'oggi, o un affetto troppo di fretta, papà è stanco, mamma è stanca, mamma va a dormire, e loro rimangono orfani. Orfani di gratuità, quello che dicevo prima, no? Quella gratuità del papà e la mamma che sanno perdere il tempo per giocare con i figli. Abbiamo bisogno di senso di gratuità nelle famiglie, nelle parrocchie, nella società. E quando pensiamo che il Signore ci ha rivelato a noi nella gratuità, cioè la grazia, la cosa è molto più importante, quel bisogno. La gratuità umana, che è come aprire il cuore alla grazia di Dio. Tutto è gratis. Lui viene e ci dà la sua grazia. Ma se noi non abbiamo il senso della gratuità nella famiglia, nella scuola, nella parrocchia, ci sarà molto difficile a noi capire cosa è la grazia di Dio, quella grazia che non si vende, che non si compra, che è un regalo, è un dono di Dio, è Dio stesso, no? E per questo sono orfani di gratuità. Gesù ci ha fatto una grande promessa: non vi lascerò orfani, perché Lui è la vita da percorrere, il maestro da ascoltare, la speranza che non delude. Come non sentire ardere il cuore e dire a tutti, in particolare ai giovani: ma senti, tu non sei orfano.
Gesù Cristo ci ha rivelato che Dio è Padre e vuole aiutarti perché ti ama. Ecco il senso profondo dell'iniziazione cristiana. Generare alla fede vuol dire annunziare che non siamo orfani. Perché anche la società rinega i suoi figli. Per esempio, a quasi un 40% dei giovani italiani non dà lavoro. Cosa significa? Tu non mi importi. Tu sei materiale di scarto. Mi spiace, ma la vita è così. Anche la società li fa orfani ai giovani. Pensate cosa significa che 75 milioni di giovani in questa cultura europea, giovani di 25 anni in giù, non abbiano lavoro. Questa cultura li lascia orfani. Noi siamo un popolo che vuol far crescere i suoi figli con la certezza di avere un padre, di avere una famiglia, di avere una madre. La nostra società tecnologica, lo diceva già Paolo VI, moltiplica all'infinito le occasioni di piacere, di distrazione, di curiosità, ma non è capace di portare l'uomo alla vera gioia. Tante comodità, tante cose belle, ma la gioia dov'è? Per amare la vita non abbiamo bisogno di riempirla di cose, che poi diventano idoli. Abbiamo bisogno che Gesù ci guardi. È il suo sguardo che ci dice: è bello che tu viva, la tua vita non è inutile, perché a te è affidato un grande compito. Questa è la vera sapienza, uno sguardo nuovo sulla vita che nasce dall'incontro di Gesù. Il Cardinal Vallini ha parlato di questo cammino di conversione pastorale missionaria. È un cammino che si fa e si deve fare, e noi abbiamo la grazia ancora di poter farlo. Conversione non è facile, perché è cambiare di vita, cambiare di metodo, cambiare tante cose, anche cambiare l'anima, no? Ma questo cammino di conversione ci darà l'identità di un popolo che sa generare figli, non un popolo sterile. Se noi come Chiesa non sappiamo generare figli, qualcosa non funziona. La sfida grande della Chiesa oggi è diventare madre. Madre. Non una ONG ben organizzata, con tanti piani pastorali, tutto, ma ne abbiamo bisogno, davvero. Ma quello non è l'essenziale, quello è un aiuto a che? Alla maternalità della Chiesa. Se la Chiesa non è madre, ma è brutto dire che diventa una zitella, ma diventa una zitella, è così, non è feconda. E non solo fa figli la Chiesa, la sua identità è fare figli, cioè evangelizzare, come dice Paolo VI nell'Evangelii Nuntiandi.
L'identità della Chiesa è quella: evangelizzare, cioè fare figli. Ma penso a nostra madre Sara, che era invecchiata senza figli, penso a Elisabetta, la moglie di Zaccaria, invecchiata senza figli, penso a Noemi, quell'altra donna invecchiata senza discendenza. E queste donne sterili hanno avuto figli, hanno avuto discendenza. Il Signore è capace di farlo, ma per questo la Chiesa deve fare qualcosa, deve cambiare, deve convertirsi per diventare madre, deve essere feconda. La fecondità è la grazia che noi oggi dobbiamo chiedere allo Spirito Santo perché possiamo andare avanti nella nostra conversione pastorale e missionaria. Non si tratta, non è questione di andare a cercare proseliti. No, no, no. Andare a suonare, ma lei vuol venire a questa associazione che si chiama Chiesa Cattolica, ma fare la scheda, ta? Un socio di più. La Chiesa, ci ha detto Benedetto XVI, non cresce per proselitismo, cresce per attrazione materna. Per questo offrire questa maternalità cresce per tenerezza, cresce per la maternità e per la testimonianza che genera sempre più figli. Ma è un po' invecchiata la nostra madre Chiesa. Ma non dobbiamo parlare della nonna Chiesa, ma è un po' invecchiata. E dobbiamo ringiovanirla. Dobbiamo ringiovanirla, ma non portandola al medico che fa la cosmetica, no, no. Quello non è il vero ringiovanimento della Chiesa. Quello non va. La Chiesa diventa più giovane quando è capace di dare più figli. Diventa più giovane quando più madre diventa. E questa è la nostra madre, la Chiesa, il nostro amore di figli. Essere nella Chiesa è essere a casa con mamma, a casa di mamma. Questa è la grandezza della rivelazione. Sì, un invecchiamento che credo che, non so se Don Giampiero o il Cardinale ha parlato di fuga di vita comunitaria. Quello è vero, l'individualismo ci porta alla fuga della vita comunitaria e questo fa invecchiare la Chiesa. Andiamo a visitare un'istituzione che non è madre più, ci dà una certa identità come la squadra di calcio, ma sono tifoso di questa squadra, sono tifoso della Cattolica. E questo diviene quando c'è la fuga di vita comunitaria, la fuga della famiglia. Dobbiamo recuperare la memoria. La memoria della Chiesa che è popolo di Dio. A noi oggi ci manca il senso della storia. Abbiamo paura del tempo,
niente tempo, niente percorsi, niente, niente, tutto adesso. Siamo nel regno del presente, della congiuntura. Soltanto questo spazio, questo spazio, questo spazio e niente tempo. Anche nella comunicazione, l'oggi, il momento, il telefonino, il messaggio, il linguaggio più accopocato, più ridotto. Tutto si fa di fretta. Perché siamo schiavi della congiuntura. Recuperare la memoria della pazienza di Dio, che non ha avuto fretta nella sua storia di salvezza, che ci ha accompagnato a lungo della storia, che ha preferito la storia lunga per noi, di tanti anni camminando con noi. Nel presente, ne parlerò dopo se ho tempo, una sola parola dirò: accoglienza. E con l'accoglienza un'altra che avete detto voi: tenerezza. Una madre è tenera, sa carezzare, ma quando noi vediamo povera gente che va alla parrocchia con questo, con quell'altro, e un po' non sa come muoversi in questo mondo perché non va spesso in parrocchia e trova una segretaria che sgrida, che chiude la porta, che dice no, no, lei per fare questo deve pagare questo, questo, questo e questo, e deve fare questo, questo, e prende questa carta, deve fare... Ma questa gente non si sente a casa di mamma. Non si sente. Forse si sente nella sindicatura facendo una cosa lì, ma non a casa della madre. E le segretarie, le nuove ostiarie della Chiesa. Ma segretaria parrocchiale vuol dire aprire la porta alla casa della madre, non chiuderla. E si può chiudere la porta in tante maniere. A Buenos Aires era famosa una segretaria parrocchiale, tutti la chiamavano la tarantula. Io non dico di più. No. Saper aprire la porta nel presente, accoglienza e tenerezza. Anche i preti, i parroci, i viceparroci hanno tanto lavoro, io capisco che a volte sono un po' stanchi, ma un parroco che è troppo impaziente non fa bene. Ma dalle volte io capisco. Ma... Una volta ho dovuto sentire una signora umile, molto umile, che aveva lasciato la chiesa da giovane. Adesso era madre di famiglia, no? È tornata alla chiesa. Dice: ma padre, io ho lasciato la chiesa perché ero in parrocchia da ragazzina. Non so se andava alla cresima, non sono sicuro. E è venuta una donna con un bambino e ha chiesto al parroco di fare il battesimo. Questo tanto tempo fa, no? E non qui a Roma, in altra parte. E
il parroco ha detto di sì, ma che doveva pagare. Ha detto, ma non ho soldi, ma vada a casa tua, prendi quello che hai, portamelo, io ti battezzo il figlio. E quella donna mi parlava in presenza di Dio. Questo succede, questo non significa accogliere, questo è chiudere la porta. È presente tenerezza e accoglienza. E per il futuro speranza e pazienza. Dare testimonianza di speranza, andiamo avanti, e la famiglia, e pazienza, quella che San Paolo ci dice di sopportarvi mutuamente, l'uno all'altro, no? Sopportarci. È così. Ma torniamo al testo. La gente che viene sa, per l'unzione dello Spirito Santo, che la Chiesa custodisce il tesoro dello sguardo di Gesù. E noi dobbiamo offrirlo a tutti. Quando arrivano in parrocchia, forse mi ripeto perché ho fatto una strada diversa e mi sono allontanato dal testo. Quando arrivano in parrocchia, quale atteggiamento, ne ho parlato, dobbiamo avere? Dobbiamo accogliere sempre tutti con cuore grande, come in famiglia, no? Chiedendo al Signore di farci capaci di partecipare alle difficoltà e ai problemi che spesso i ragazzi e i giovani incontrano nella loro vita. Dobbiamo avere il cuore di Gesù, il quale, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. Vedendo le folle, ne sentì compassione. A me piace sognare una chiesa che viva la compassione di Gesù. La compassione è patire con, sentire quello che sentono gli altri, accompagnare nei sentimenti. E la Chiesa Madre, come una madre che carezza i suoi figli con la compassione. Una Chiesa che abbia un cuore senza confini, ma non solo il cuore, anche lo sguardo. La dolcezza dello sguardo di Gesù, che spesso è molto più eloquente di tante parole. Le persone si aspettano di trovare in noi lo sguardo di Gesù, a volte senza nemmeno saperlo. Quello sguardo sereno, felice, che entra nel cuore. Ma come hanno detto i vostri rappresentanti, deve essere tutta la parrocchia a essere una comunità accogliente, non solo i sacerdoti e i catechisti, tutta la parrocchia accogliere. Dobbiamo ripensare quanto le nostre parrocchie sono accoglienti, se gli orari delle attività favoriscono la partecipazione dei giovani, se siamo capaci di parlare i loro linguaggi, di cogliere anche negli altri ambienti, come ad esempio nello sport, nelle nuove tecnologie, le possibilità di annunciare il Vangelo. Diventiamo audaci nell'esplorare nuove modalità con cui le nostre comunità siano delle casse, dove la porta è sempre aperta. A porta aperta. Ma è importante che all'accoglienza segua una chiara proposta di fede. Una proposta di fede
tante volte non esplicita, ma con l'atteggiamento, con la testimonianza, in questa istituzione che si chiama Chiesa, in questa istituzione che si chiama parrocchia, si respira un'aria di fede. Si crede nel Signore Gesù. Io chiederò a voi di studiare bene queste cose che ho detto. Questa orfananza. Studiare come far recuperare la memoria di famiglia. Come fare che nelle parrocchie ci sia l'affetto, ci sia la gratuità. Che non sia la parrocchia una istituzione di congiuntura, no? Che sia storica, che sia un cammino di conversione pastorale. Che nel presente sappia accogliere con tenerezza e sappia mandare avanti i suoi figli con la speranza e la pazienza. Io voglio tanto bene i sacerdoti, perché fare il parroco non è facile. È più facile fare il vescovo che il parroco. Perché noi vescovi sempre abbiamo la possibilità di prendere distanza o nasconderci dietro il Sua Eccellenza. E quello ci difende. Ma fare il parroco quando ti bussano alla porta, ma padre questo, e padre qua, e padre là, e padre là, non è facile. E quando ti viene uno a dire i problemi della famiglia, il compagnalo o quel morto, o quando vengono a chiacchierare, no? Le cosiddette ragazze della Caritas contro le cosiddette ragazze delle catechesi. Non è facile fare il caso. Ma voglio dire una cosa, l'ho detto un'altra volta. La Chiesa italiana è tanto forte grazie ai parroci. Grazie ai parroci. Questi parroci che adesso avranno un altro sistema, ma che dormivano col telefono sopra il comodino e si alzavano a qualsiasi ora per andare a trovare un ammalato. Nessuno moriva senza i sacramenti. Vicini, parroci vicini, eroici. E poi hanno lasciato questa memoria di evangelizzazione. Pensiamo alla Chiesa Madre, no? E diciamo alla nostra Madre Chiesa quello che Elisabetta ha detto a Maria quando era diventata madre in attesa del figlio, no? Ma tu sei felice perché hai creduto. Vogliamo una Chiesa di fede, che creda che il Signore è capace di farla madre, di darle tanti figli. La nostra Santa Madre Chiesa. Grazie.